under boughs of evergreen, we find a hiding spot. While the other children play, we pray we won't get caught. Hide and seeking all the day, on and on into the night, till we start a snowball fight. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenute in questo nuovo video con la stessa identica persona, vestita sempre uguale, e poi vi spiegherò perché. Oggi sono qui per parlarvi, prima che io parta, delle Jewel Candle. Anche per questo giro mi ha contattata Jewel Candle, mi ha fatto scegliere due delle sei fragranze, quelle dell'edizione natalizia, e quindi ho scelto le due che proprio desideravo di più. Le candele in questione sono queste. Io non vedo l'ora di vedere il video di Otta, perché ho visto che ha scelto le altre due che volevo, e infatti non vedo l'ora. Non so Giulia quale gli è arrivata, però vedrò poi anche il suo, le vedrò dal vivo. Comunque, queste sono le candele. Allora, io ho scelto Cinnamon Bun, che c'è una storia dietro, perché non so se avete mai preso nello shop di Ikea, nel market di Ikea, i Cinnamon Bun, proprio le brioche quelle a rotella, speziate di cannella, buonissime. Io ogni volta che vado all'Ikea sono quelle congelate e me ne prendo tipo 100 pacchi e li tengo in freezer, quando voglia me li faccio al forno. Li vendono anche appunto all'interno del bar dell'Ikea e sono una cosa goduriosissima. Li ho trovati anche al McDonald's, ma quelli dell'Ikea sono tutta un'altra cosa, cioè sono proprio di spezie, una bomba. Questa candela è, diciamo, identica, sembra che ci hanno spremuto dentro le brioche, veramente buonissime. Il colore non mi ispira tantissimo, però richiama appunto il colore interno della ciambellina del Cinnamon Bun. Questa è la giara grande contenente l'anello. Quelle che ho scelto io sono con all'interno l'anello, e le preferisco perché io i ciondoli non so mai dove infilarli, in quale catena infilarli, perché tutte le catenine che ho io non vanno bene, e quindi o sono brutte, e quindi preferisco gli anelli, o vado matta per gli anelli, anche se non li metto molto spesso, però mi piacciono davvero tanto. E sono stata felice di aver trovato queste due fragranze con gli anelli, perché gli altri erano con appunto i ciondoli. Non ho ancora bruciato, ma nel corso del video vedrete cosa ho trovato, se vi metterò magari il pezzettino di video o la foto, come sempre. E questo è Cinnamon Bun. E il profumo è qualcosa di straordinario, davvero, cioè. Oh. Ultimamente ho un'ossessione davvero per le candele, dovete fermarmi, perché tra Yankee Candle, tra Jewel Candle, tra quelle dell'Ikea, io ho la casa invasa di candele. Andrea non ne può più, però nonostante ciò continua a farmi felice, magari quando sono lì che vedo, oddio guarda che bella quella candela, prendiamola. E quindi ai tempi mi aveva preso le Yankee Candle, come avevo già fatto vedere, quelle che tenevo sempre qui. Questa invece è la Pumpkin Spice, e io adoro la zucca, adoro il sapore, quando c'è qualcosa alla zucca compro pane, ravioli o qualsiasi altra cosa alla zucca, cioè io vado matta veramente. E non potevo non scegliere la candela. Anche questa, come vi dicevo, ha l'anello ed è la giara grande, e ha questo bel color zucca arancione power, e il disegnino è veramente fantastico, cioè c'è questa zucca disegnata. Il profumo sa proprio di zucca, più che dolce, sa di ravioli alla zucca. So che fa strano, non lo so, così a freddo mi viene in mente, si sente tanto la cera di palma in questa, mista a zucca. Ad accenderla magari l'odore della zucca coprirà quello della cera di palma. Oddio, c'è un elastico. Anche questa mi piace, però preferisco di più quella Cinnamon Bun. Non lo so, io che adoro la zucca, questa sa di zucca, ma mi aspettavo una fragranza con qualche nota dolce che, non lo so, stesse bene proprio con la zucca. Questa sa solo di zucca e non vorrei che fosse troppo noiosa, non lo so, devo accenderla per dirvelo fino alla fine, poi magari vi metterò un fumetto con scritto sì, mi è piaciuta, no, non mi è piaciuta, insomma. Per questo giro di collaborazione con Jewel Candle, non so se c'è un codice sconto, se è ancora attivo quello mio vecchio, comunque se così fosse ve lo scrivo sia qua sopra il video che nell'info box, vi lascio scritto tutto. Nell'info box vi lascio sempre il link al sito di Jewel Candle. Se non avete ancora capito che cosa sono le Jewel Candle, sono queste fantastiche candele con all'interno un gioiello, potete sceglierlo voi.
quindi potete scegliere se prendere la versione ciondolo, la versione anello o quella con all'interno gli orecchini. Il valore di questi tre variano dai 10 euro fino a 250 euro, quindi il gioiello che trovate all'interno può avere un valore del genere a random. Per sapere quale sarà il suo reale valore basterà portarlo dal vostro orafo di fiducia e chiedergli appunto quanto vale. Ecco, è un'ottima idea regalo se non sapete cosa regalare, soprattutto adesso che si avvicina Natale. Mi sento un po' la presentatrice di QVC. Adesso che si avvicina il Natale vi consiglio queste fantastiche candele, ma perché non provarle ora? Il codice è 0000 e basta chiamare il numero in sovraimpressione. Adesso sono aperti i casting, quindi Gloria non fare tanto la figa perché magari piaci e ti chiamano. Ok? Comunque questo è tutto, spero vi abbia fatto piacere questo video. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato o acquisterete le Jewel Candle edizione natalizia e quali fragranze. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo tra un po' di giorni e niente, al prossimo video. Ciao patatine e patatini! Scegliete la variante anello, la variante orecchini o la variante ciondolo pendente. Sciolgo che bello. Perché queste candele le pagate ad un prezzo unico, ma all'interno potrete trovare, se avete fortuna ovviamente, un anello che vale dai 10 euro fino a 250 euro. La cosa è fantastica perché è un'ottima idea regalo, soprattutto perché adesso si avvicinano le feste. Se non sapete che cosa regalare, potete regalare la vostra Jewel Candle. Che idiota. Moira Orfei è qui. Ciao! Ma perché non acquistarla subito? Chiamate subito il nostro call center e fatevi consigliare dal nostro shopping assistant. E quindi, niente, io vi consiglio queste Jewel Candle perché sono favolose, sanno di vetro. Ah no, scusate.